sento e poi rilascio. Il fiatone solo a spiegare. Sostento e rilasso. Ok, ragazze, pronte via. Allora, ci sediamo. Ah, però raga, aspettate un attimo, che faccio entrare la gatta. Ah no, non è la mia, è un'altra gatta. Ci saranno tre grandi momenti all'interno della classe. Quindi la prima parte e la terza parte sono due giant esercizi. Al centro ci sarà un piccolo circuito Tabata, dai 20 secondi a un minuto. Il nostro cronometro, che poi vi presento, si basa sul tempo. Quando spingo il bacino verso l'alto, anche qui sento l'attivazione di questo gruppo muscolare, contraggo, salgo e torno. Quindi giocate con questo spazio, ma lì nell'assoluta libertà di movimento che sto mantenendo uno squat, sto anche andando a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
mai, perché altrimenti non sono infiniti di riposo. Ok, quindi due suoni, il fischietto si lavora, il fischietto si lavora, la campanella invece ci fa riposare. Ok, detto questo non mi serve sapere nient'altro. Muto, contraggo, rilasso, mi concentro, e via, apro e chiudo. E questo, chiudo, sollevo, torno, due, stiamo lavorando qui sulla parte esterna del gluteo, qua, questa forma qui. Sì. Ok ragazze, siamo esattamente a 151 battiti cardiaci. Relax, calcio indietro, calcio a lato. Quando vedo che la mia pancia cade verso il basso, subito vado a portare la colonna in una posizione neutra, mi costringe per forza di cose a lavorare solo con il gluteo e torno. Attenzione a questi esercizi che vi sembrano familiari, perché vi ripeto, non dobbiamo slanciare a casaccio, dobbiamo lavorare con i muscoli. Posso sollevare il bacino. Secondo, aggiungo le abduzioni laterali, no? Due. Tutta la muscolatura per fare questo. 10. Ok ragazze, rimanete con le ginocchia piegate e lasciamo semplicemente intanto cadere il busto verso il basso.